in maniera ammirabile. E le nostre immagini, soprattutto le nostre modeste parole, forse vi danno l'idea di quello che è il vivere questi momenti. Ricordiamo che questa manifestazione è stata organizzata veramente in grande stile, con tanto lavoro, tanto impegno, tanti sacrifici, dall'amministrazione provinciale di Teramo, dalla comunità montana di Tossicia, dal comune di Colledara e dalla Proloco di Colledara. Guardate, sono in arrivo altri fagioli, ne vedrete senz'altro i vapori, noi ne sentiamo, perdonateci, ma è troppo buono, ne sentiamo, ne percepiamo il profumo, poterne mangiare una ciotola, ma non è il caso. Stiamo cercando di rendervi tutto questo nella maniera più coerente e precisa, per cui rinunciamo volentieri per l'economia del servizio. Vedete? Specie di cucchiaio in legno, la ciotola, un bicchiere, pane, ottimo vino, fagioli, poi arriverà la porchetta, la frutta, il dolce. Da quella parte c'è stato ora un brindisi, si continua a mescere fagioli nelle ciotole, a mescere vino nei bicchieri, musica e tamburo vanno tra i tavoli per dilettare le orecchie della gente. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti. E come si mangia? Qui inizia la sfilata che precede l'arrivo della carrozza con Lucrezia Borgia, che viene qui a Castiglione della Valle. È la scena clou della serata, anche se tutto il resto è stato accattivante. Ecco la carrozza, sullo sfondo la carrozza.
la carrozza. Vedete, molto bella, originale. Predella per farla scendere, prima le damigelle. Prima le damigelle e alla fine lei, Lucrezia. Cerchiamo di farci largo nel migliore dei modi, perdonateci, ma siamo in mezzo a una folla incredibile, ma soprattutto alle esigenze di scena che ci limitano un po', ma comunque cerchiamo di rendere il migliore dei modi la scena madre di questa serata. Era Lucrezia Borgia, come si legge dalle cronache dell'epoca, molto bella, con i capelli biondi, occhi a mandorla, molto dolce. Ecco le campane che annunciano l'arrivo e l'ingresso nella chiesa di Castiglione della Valle di questa donna che è stato uno dei personaggi più inquietanti, più belli, più interessanti del Rinascimento italiano. Di lei la storia è piena. Adesso lei entra in chiesa dove c'è un cardinale che l'accoglie. Cerchiamo di riprodurre anche questa scena. La scena torna sulla piazza dopo la visita nella chiesa. I trombettieri riprendono a suonare e la gente applaude. Lei va nel suo alloggio, vedete due armigeri che stanno di sentinella. Sale le scale e la perdiamo di vista. Non so dove. Thank you.
per la cronaca, tutti questi armigeri che stanno qui a custodia di Lucrezia sono di origine ceca, praticamente cittadini della nuova Repubblica Ceca. Sapete che la Cecoslovacchia è stata divisa in cechi e slovacchi. Hanno facce poco rassicuranti effettivamente, da buoni armigeri, da buoni custodi della figlia del Papa. Alessandro VI pretendeva la sua custodia fisica e in effetti tutti i cittadini della Valle Siciliana, di Castiglione della Valle, quel periodo si coalizzarono per bene per difenderla. Infatti quando arrivò il fratello Cesare Borgi, Duca Valentino, con il suo esercito, fu regolarmente sconfitto. Ciò non tolse che l'anno dopo il Duca Valentino riuscisse ad uccidere il marito di Lucrezia, Alfonso d'Aragona, a Roma, quando loro erano andati via da Castiglione della Valle. Dovrebbe affacciarsi la luce e la bandiera, ce lo annunciano, la musica lo stesso. C'è qualcuno che ogni tanto ci suggerisce, perdonateci le sbavature di queste riprese, soprattutto di questo commento molto frastagliato, perché lavoriamo in una maniera veramente precaria. Comunque ecco, diciamo che ci piace, e voi sicuramente amici telespettatori capirete la difficoltà anche di essere qui in mezzo, ma soprattutto ripetiamo questa parola, forse fino ad annoiarvi, il fascino di questa serata, di questi momenti. Vorrebbe essere la danza del ventre o qualcosa di simile. E intanto che Lucrezia si affaccia alla finestra, noi ci portiamo qui sotto al palco per ammirare un po' più da vicino un colpo magari non eccezionale, ma comunque molto molto agile